Crunch, bind, set. Benvenuti cari amici del canale Dampat Rugby. Oggi, per fortuna vostra e anche mia, non sono da solo. Sono con i fiori di Leoni Fuori, alla mia... Di qua, li vedete, con la maglietta del Benetton, io invece la maglietta granata, che domani c'è il derby. Matteo ormai lo conoscete. E dall'altra parte, invece, attenzione, oggi si svela. Perché non l'hanno mai visto. Emozionatissimo per questo evento. Ho la maglia che mi ha preso Matteo a Monigo la settimana scorsa a posto. Ma ti ho detto che l'ha usata Federico Luzza per asciugare il sudore. Sento un odore di persona. Su serio, perché gli stavo stringendo la mano, mi ha davvero. Lo riconoscete dalla voce. Ladies and gentlemen, la voce più sexy di Barcellona. Marco Serraiotto, va bene. Se non seguite Leoni Fuori, se c'è qualcuno, pochissimi del canale che non seguono Leoni Fuori, seguitelo perché ne vale la pena. Insomma, lo trovate su tutte le piattaforme podcast. Wherever you find your podcast. Allora, ragazzi, oggi andiamo con il testa a testa di Edimburgo Treviso. Ci siamo trovati stasera perché finalmente Matteo era libero dalla morosa e ci ha invitati a casa sua. Abbiamo scommesso una pizza e non l'ha vinta nessuno. Compenso abbiamo le birre. Ma letteralmente avevamo 12 valori a disposizione di punteggio possibile, per cui uno di noi potesse vincere questa pizza. È finita esattamente nell'unico punteggio, il pareggio, che non avevamo previsto. E abbiamo diviso. Allora, testa a testa di Benetton Edimburgo domani, un gioco molto semplice. Io vado con i testa a testa, appunto, e loro devono votare. Nel caso che ci sia un pareggio, io ovviamente deciderò. E poi ovviamente snoccioleranno il loro sapere sui giocatori in questione, che mi hanno già detto che non sono proprio preparatissimi. Comunque, allora, partiamo, incrociamo i sinistri con i destri, sì, ovviamente. Quindi, pilone sinistro di Edimburgo, Schoeman, pilone destro di Treviso, Teta Ciapano. Comincio io, dirò Schoeman. Allora, secondo me questo è uno scontro interessantissimo, perché sono due pezzi da 90, con una buona esperienza. Io dico comunque Pierre Schoeman, perché è un barile, cioè, nel senso, secondo me... È un pilone veramente difficile da arginare. Secondo me, se andiamo in pari in questo specifico aspetto, cioè la mischia, secondo me è già tanta roba. Io capita ormai 2-0, quindi entrambi avete votato Schoeman. Devo dirvi la verità che io forse è difficile incrociare i sinistri con i destri perché fanno due lavori diversi. Però secondo me Teta Ciapano può tenere botta. Beh, potere può. Ascolta, ma ti ricordi la prima volta che l'abbiamo visto lui? Tu hai detto, cazzo, uguale a Teta Ciapano. Beh, è un po' uguale a Teta Ciapano. Soprattutto da qui a qui. Io non sto respirando dall'inizio di questa cosa. Allora, abbiamo questa telecamera che spina un pochino. No? Sì, un po' fortunatamente, perché... No, che cazzo dite? Non è vero. Però poi io devo guardare la foto, è vero? C'è un certo somigliante. Anche io. Oh, chiedo a lui. Le tetas ci sono pronto. Secondo me sono, perché effettivamente sto giocando molto bene in questo campionato. Ha quel cappello fluente che lo lascia un po' a... Poi si gioca a Edimburgo e hai presente che ogni volta che prende la palla si sente tutto lo stadio fare su. Ecco, quindi secondo me c'è nessuno, di casa. Nessuno urla tetas. Perché insomma, immagini. E quindi io dirò Schoeman. Allora, poi vi chiedo anche se avessimo fatto sinistro contro sinistro, perché attenzione, domani a Treviso torna in campo da titolare, perché ha già giocato l'ultima, però dalla panchina, domani torna in campo Thomas Gallo, e davanti si trova comunque un internazionale, perché si trova Vupinella. Iniziamo una volta a testa. Sì, vabbè. Aspetta, faccio che Thomas Gallo.
Io dico Thomas Caio per due semplici motivi: uno sulla fanta rugby e due, secondo me è molto più dinamico, molto più attivo su azioni di gioco rispetto a Davide. Ovviamente immagino che non stiamo parlando di proprio lo scontro letteralmente tra i due in mischia e basta. No, non solo, la della partita, in quel ruolo. Non ho visto Davide Pinel fare un'azione per la palla in mano per 2 metri. Cioè, prende la palla, va a sbattere, va giù, prende la palla, va a sbattere, va giù. Nelle un bussolotto. Ma se, e se invece li incrociassimo, dopo li contiamo così, ma se invece li incrociassimo con la loro posizione, Gallo Schurman, chi mi direste? Gallo Schurman, chi mi direste? Gallo Schurman è veramente difficile. Sì. Forse ti dico Gallo per le capacità di voi carrier che ha rispetto a Schurman, però se dovessi dirti difensivo, forse ti direi Schurman. Quindi, quella di un pari, secondo me. Pari. Si può dire pari. No, comunque lasciamoli incrociati, dai, ok. Cherry Lucchese. Vai. Il pelatone dei Cherry contro... Davide Ciliegia contro l'Adone Gianmarco Lucchese. No, io dico Lucchesi perché è veramente un video in campo, fa un sacco di mete ed è sicuramente più attivo su tutte le azioni se mi piace Gallacqua rispetto a costo di Ciliegia, a costo di Portariella, però Lucchesi finora ha dimostrato di essere veramente un'arma in più anche in un pochino, e in generale avercelo un tallonatore così, secondo me, con tanto rispetto per dei Cherry, però io ti dicevo Lucchesi. Secondo voi, Fioi, esagero se dico che Lucchesi oggi è un top player? No. Secondo me siamo troppo abituati a vederci inferiori alle altre nazioni per ammettere che abbiamo dei campioni anche noi. E secondo me Ruzza e Lucchesi sono 2 top player. Okay, cioè. Sì, sono d'accordo anch'io. Con i loro limiti, come tutti i top player. Seconde linee, capitano, attenzione, capitano, torna in campo Marco Lazzaroni e davanti a sé si troverà Sam Steamer. Allora, Marco Lazzaroni. Parlo io? Sì, è uguale, vai pure. Secondo me Sam Steamer ha più esperienza e più capacità di leggere le situazioni rispetto a Lazzaroni, che però, d'altro canto, però penso che sia la prima volta che si trova a fare capitano, quindi forse ha anche quel carico in più per dimostrare questa volta quanto vale in campo. Quindi la butto lì, cioè Sam Steamer, però da quel... spezzo le mie lance per Marco Lazzaroni. Ma sì, sono d'accordo, nel senso, se devi fare una formazione intermedia tra le due per affrontare una terza squadra, prenderei Sam Steamer. Però non è detto che a fine partita Marco Lazzaroni non ci abbia sorpreso, proprio perché c'è una fascia, perché insomma è un giocatore che magari ha anche raccolto meno di quanto avrebbe potuto raccogliere in carriera, per cui è anche un'occasione, no? Io vi dico solo che... E soprattutto perché ho paura di cui quindi se mi prende mi ammazza. Quindi per chi voti alla fine? Per chi voti? Skinner, ok. Anch'io voto Skinner, però vi dico una roba. Io pagherei domani, e credo anche una bella cifra. Per avere i bicipiti di Lazzaroni. Beh, quello sicuramente, anche i miei non è che siano una cosa. Sembra un mega sottile. Ho capito la pancia. Sembra effettivamente una roba. Provo a nasconderla, però effettivamente sembra un mega sottile. Ma si mette anche la maglietta attillata, cazzo. Comunque, pagherei, e una bella cifra, per essere nello spogliatoio del Benetton e sentire il discorso pre-partita di Marco Lazzaroni domani. Sai che mi sei suggerimento. Oppure pagherei, però poi non so se finisce come comunari. Bravo. In slang. Un po' colorito. Secondo voi nel discorso pre-partita di domani Lazzaroni quante bestemmie inserisce? Mamma mia. Friulano, Friulano Lazzaroni. Allora lanciamo un appello a quelli di BenTV se ci ascoltano. Ciao BenTV. Piazzate una telecamera. Sapete quanti abbonati vi fate? Poi, io sono sincero, io mi iscrivo a BenTV e c'è telecamera per spogliatoio. Io sono già iscritto, ma accetto di pagare il doppio se c'è la telecamera in spogliatoio. Però soprattutto se non lo sanno. So che hai i limiti del gaslighting, però... Basta, andiamo avanti. Ultima cosa, secondo te chi è la persona più adatta a fare discorsi pre-partita in modo molto veneto all'interno della squadra? Lazzaroni.
Lazzaroni, sì. No, vabbè, tre giocatori. Lazzaroni. Secondo me Lazzaroni. Beh, glielo chiediamo ai giocatori, però, però io direi così, in modo molto veneto, quindi non puoi metterci in Oveni. Ci metti un Friulano. Sì, vabbè, c'è una palla più o meno come noi, dai. Se fa la roba strana, io mandi, però... Vabbè. Non so, ci sto pensando, io non ho quel nome lì con lui. Quindi potrebbero pensarci. Anche Padovani, secondo me. Padovani? O Zani, Federico Zani. Ah, no, però Zani... Non... Se no uno, un mestrino tipo un Menoncello Marino. Dai, basta, avanti. Sarà conti. Se la racconta, se la fa da solo. Certo. Allora, Wagner Grant Gilchrist. Guarda che orecchia che ha Wagner. Allora... questa secondo me è una sfida difficile per il semplice motivo che nessuno dei due è eccelso e quindi è difficile dire chi dei due prevale sull'altro, però alla fine sai che se va come credo che andrà, e cioè che Treviso sarà più in difesa che in attacco questa partita, uno come Carl Wagner secondo me può risultare particolarmente importante, perché è un buon placcatore, è uno che non si stanca mai e che ha il vizietto del placcaggio dominante a portare indietro, per cui secondo me potrebbe pure uscirne meglio in una sfida del genere, meno anonimo. Sono d'accordo, anche perché per adesso non penso abbia già giocato, forse ha fatto della panchina, mi sembra una volta della panchina, ecco, se quindi secondo me tanta voglia di giocare, questa è un'ottima occasione per lui per mettersi in mostra, anche perché adesso è arrivato Scrafton, quindi la coppia titolare tra virgolette Rozzo Scrafto, dietro Cannone sta spingendo un sacco per prendersi il posto. Wagner è un po' quel papà enorme che nessuno vuole giocarci insieme, però appunto. Quindi voi dite entrambi Wagner? Io dico sì, però non c'è. Cioè, io qua avrei detto Gilchrist, però comunque domina la sfida. Quindi diciamo che per adesso siamo uno Scozia, poi qua ha vinto Treviso 1-1, 2-1. Qua ha vinto Skinner 3-2 però attenzione perché in terza linea non siamo messi male, qua comincia secondo me a vedersi essere croccante. È un po' strana perché abbiamo un po' cambiato delle posizioni e loro hanno lasciato fuori qualcuno tra cui soprattutto Hamish Watson, sì. Okay. e non solo allora intanto al blindside flanker torna il buon vecchio Bram Stein. Abramo Stein. E davanti a lui c'ha Nick Haining. Abramo Stein, dici che facciamo? Dichiariamo questo retroscena. Allora, retroscena del fatto che ho guardato chi era. Prima di questa registrazione. Perché non mi sovveniva chi nessun dettaglio di qua. Però era anche nazionale, Nick Haining. Ogni tanto hai questi lapsus. No? Allora... Secondo me l'apsus... Anche quest'anno gioca in nazionale. Sì, però secondo me è l'apsus sintomatico. Nel senso, sono abbastanza un nerd da ricordarmi tutti i nomi che sento più di 5 volte nel giro di un mese o di due. Secondo me è una sfida tra giocatori che hanno forse qualcosa da chiedere in più in questo momento alla loro stagione. Stein deve vedere ancora il campo, forse da 6 mesi. Non so quando è l'ultima volta che ha giocato, ma l'ultima volta che me lo ricordo a commentare una partita più che a giocarla. Quindi... Secondo me qui io dico Haining più che altro perché ha già giocato questa stagione. Ok. Ma non tanto, cioè, mi sembra obbligata come scelta. Ma lo stava consultando Nick Haining, le statistiche di Nick Haining. Sì. Abramo Stein. Abramo! Allora, devo decidere io, allora. Aspetta, ti dico perché. Vai. Abramo Stein... È stato un gran giocatore per il Benettone nazionale, è abnorme e secondo me ha una voglia matta di prendersi il posto. Il problema è che Adam Stein è molto rissoso. Ci vuole ed è la prima partita. Ci vuole gente che faccia voglia. Però appunto, penso una cosa, Adam Stein gioca flanker numero 8 e si è visto passare avanti Giuliani, Pettinelli, Lamor, Ristauber, Massa, troppi. Se fossi lui avrei un po' di quel famoso pepe al culo, come dice adesso che penso a me. Non è stato convocato in nazionale. Tra l'altro, quindi secondo me è la sua occasione per dire, ehi Kieran, sì, anche perché... puntini. Sì, anche perché, occhio, perché è la sua occasione per convincere l'allenatore, poi ci sarà un periodo dove avrà più possibilità. E secondo me uno come Stein nell'anno del Mondiale non può averci proprio rinunciato. Fondamentalmente era...
nel gruppo delle sei nazioni, quindi non può averci proprio rinunciato, e o adesso mai più. E anche la nazionale non può aver proprio rinunciato ad avere perché è un giocatore di quel livello, è semplicemente difficile da lasciare a casa. È lo stesso discorso, per esempio, vale anche per Serbia. Ma perché lo chiamate Abram? È Bram. Ma Bram non è la bella forma abbreviata. Non credo, non lo so. Non credo, no. Te lo dico tra le dieci. Bram. Anch'io sempre Bram, sempre. Cioè, chiedilo a lui, come si chiama? Stein, come ti chiama? Va bene, allora, insomma, Abramo... tu dici Stein, tu dici Henning. Abramo Roccia. Abraham Jürgen. Abraham Jürgen Stein. Abraham Jürgen Stein. Allora, vabbè, tu dici Stein, sì. Tu dici Henning, sì. Io dico Stein. Ok. Ah. Per le stesse ragioni che ha detto, non far gesti su che mi censurano anche. Per le stesse ragioni, facciamo censurare, diciamo cose assurde che non si possono dire. Avanti, allora attenzione al numero 7. Vai. Al numero 7, questa è interessante. Toa al numero 7, alla figlia, al blind side, tu sei apertura. Ti vedi davanti un Toa alla FI pronto a ridurti in poltiglia? Cosa dici? Gli faccio un side step e me lo mangio a colazione o ti mette un po' di paura? Una volta che ho fatto un side step, nel 94, perché non è andata bene. Poi sei nato col cesare. Davanti ci avrà Crosby, New Crosby. Secondo me Toa alla FI. Fa la FIFA un lavoraccio sporco. Non citato, che vuol dire fare il fetcher, vuol dire essere tanto attivo in difesa, fa degli upload assurdi come l'ultima volta, adesso più a Monigo. Secondo me è un giocatore completo per quel suo ruolo lì, e sta diventando anche lui piano piano fondamentale per nazionale, per Treviso. Quindi secondo me è Toa. Io sono più indeciso, nel senso che secondo me è una sfida tra un giocatore che giocherà al di fuori del suo ruolo solito e un giocatore che invece in colore ci gioca spesso. E, Toa, secondo me, è un giocatore estremamente importante per Treviso e per l'Italia, e appunto per tutte le ragioni che hai detto te, ma in questa partita, da quel ruolo, forse avrà un po' meno le responsabilità che solitamente ha. Sono molto indeciso, onestamente, non so se posso dire pari. Sì, puoi dire pari e quindi vince. Mi rimetto a voi, sì, perché non riesco a scegliere. Se dici pari vince Toa, perché ha a mezzo punto in più. Ok, attenzione, numeri 8. Stowers, Henry Stowers, che davanti si troverà Willame Mata. Secondo me Mata, povero Stowers, nel senso che gran giocatore, ottimo fetcher, ha dimostrato grandi qualità, però davanti c'è Mata. From Fiji, nel senso, è un giocatore generazionale, è prepotente nella corsa, è un casino che va giù e secondo me è Mata. Allora, riassumendo gli avanti, qui abbiamo 1-0 per Edimburgo, 1-0, 1-1, 2-1 Treviso, 2-2, qui abbiamo detto Gilchrist, quindi 3-2 Edimburgo, qui ha vinto Henning 3-3, qui ha vinto alla FI 4-3, 4-4. Quindi diciamo che negli avanti ce la giochiamo. Ecco, il problema inizia dietro, perché diciamo che c'è qualcuno Edimburgo dietro. Allora, iniziamo dai mediani di mischia. Tra l'altro, scozzesi contro scozzesi. Scozzesi strani, scozzesi dal cognome strano, uno contro l'altro. Allora, Treviso, Hidalgo Klein e Edimburgo, Pirgos. Io dico Pirgos perché Pirgos gioca veramente tanto. Secondo me è Pirgos. Spero di non sbagliarmi come giocatore. Se hai un numero sotto mano, a pelle mi sembra sempre. No, è vero. Oggi leggevo i commenti di quelli di Edimburgo che scrivono no, ancora Pirgos. appunto, ha la fiducia dell'allenatore. Per cui io credo che, allora, Hidalgo deve farsi valere, perché non è sua la maglia, diciamo, la 9 necessariamente. Davanti ha però uno che invece sembrerebbe averla presa. Ok. Quindi ti dico Pirgos. Pirgos. Sono un po' combattuto, perché il panchinaro, tra virgolette, di Pirgos è Ben Belakot, che a me piace un sacco come giocatore. No, però parliamo di titolari, la panchina la veniamo dopo. Però nel senso, questa cosa qua di gioca sempre, secondo me, è un po' relativa.
Però tra i due comunque preferirei Pirlos, perché l'offline secondo me deve ancora un po' trovarsi il suo ritmo, le sue cose nella squadra, esatto. E voglio vederlo di più prima di poter ritornare. Poi pensi di sbagliarmi? No, no, chiaro, sì. Assolutamente sì, però appunto voglio vederlo di più giocare prima di dargli il voto. Sì, tra l'altro Pirlos e Klein potrebbero anche giocarsi quel quarto, quinto posto che non gli permetterebbe di andare ai mondiali, però in caso di un infortunio entrerebbero, esatto. Perché insomma davanti hanno agli Price, a Norn, però insomma si sa mai, l'anno dei mondiali provi a giocare da tutta, e Hidalgo Klein domani a casa sua in Scozia potrebbe essere particolarmente motivato. Abbiamo detto anche di Bradley quella volta. Sì, testuali parole. Cioè, casa sua in Scozia ha fatto mille viaggi, ha fatto eccetera. No, no, però diciamo casa sua, per nel senso che comunque è nazionalizzato scozzese, lui è nato in Spagna. A Granada, credo, se non sbaglio. Comunque, insomma, avete detto Pirlos entrambi, quindi. Sì, Pirlos. Okay. Vabbè, Pirlos, avanti. 5-4. Allora, e qua dai, dai, forse qua ce la facciamo a portare a casa un punto, però dall'altra parte non è semplice. Allora, Kingorn contro Tommasino Albornoz. Albornoz. Cioè, per il momento di forma... A livello di gioco, di creatività e di situazione che è Albornoz è... Guarda che assurdo. 10 di livello internazionale. Per il momento di forma, sì, sono d'accordo anch'io. Quindi, e probabilmente non solo per il momento di forma, proprio per il valore del giocatore. Guarda, allora, ho scritto un articolo su di lui proprio... Così posso... Hai visto? L'ho fatto apposta, perché tu sei sempre ti fuori la campanella nel mio podcast. Sì. Andate a leggere sul blog e ogni fuori l'articolo di Matteo su Albon. È proprio, cioè, nel senso, è un giocatore veramente forte... Ce ne stiamo rendendo conto tutti. Imprescindibile, come hai scritto. Imprescindibile, esatto, perché ce ne stiamo veramente rendendo conto tutti. L'Argentina, l'Italia, cioè l'Italia nel senso il club, il Benetton, è proprio forte, per cui appunto secondo me se ne stanno rendendo conto anche per esempio in Francia, soprattutto squadre che magari potrebbero privarsi di Kingorn. Boh, mettiamola così. Albornoz, perfetto. E adesso mi viene da piangere. Allora... Con tutto il bene che vogliamo, anche qui li incrociamo, perché l'ala sinistra è con l'ala destra, con tutto il bene che vogliamo a Mattia Bellini, però sarà Bellini contro Van der Merwe. No, guarda che stiamo no, ma li incrociamo, facciamo sinistra con destra, no? Perché si troveranno uno. Ah, vuoi incrociare anche le altre? Come il pilota. Sì, sì. Bellini contro Van der Merwe. Come no. Mattia Bellini. Sta calmo! È la prima volta che sono su YouTube. Secondo, okay, me scusa. Secondo me Mattia Bellini, quando ha dato la formazione, ha detto ben o altre cose. Hai un unico compito. Non... sì, ha detto varie cose e divinità. Non penso non ci sia veramente, nel senso, mai pregiudizio da questo punto di vista, perché Van der Merwe è un giocatore top, classe, tutto, e non ce n'è. In più arriva da una situazione... Sì, ma non poteva aspettare una settimana in più. Vabbè, comunque... Per chi non sapesse, Van der Merwe era Worcester, Worcester è la squadra che si sta lasciando, sostanzialmente, per cui pian piano se ne stanno andando tutti, e anche lui è riuscito a riaccasarsi in Scozia, da dove viene, per cui... Infatti lui è sudafricano di nascita, no? Sì, sì, però... Però, insomma, scozzese di adozione, mettiamola così... È riuscito a tornare a Edimburgo. E... Voi siete scandalosi, cioè nei miei video ruttate. Io non ho mai fatto una cosa di nessuna persona. Allora, io è elegantissima. Ma tu sei di Bellini? No! Secondo me Bellini è stato un po' di fuori quando ho visto quella cosa lì. Questo sto dicendo. Io avevo capito che stavi dicendo no, non c'era di Bellini. Vabbè dai, 2-0. 2-0 per Van der Merwe, dai. Io se c'è 2-0 non mi impiccio. Sì, non che dall'altra parte, non che dall'altra parte non sia più semplice, perché dall'altra parte c'è mi viene da ridere la testa. Darcy Graham contro Tavu Yara. Allora, c'è una diversità di accelerazione negli spazi brevi che è interessante. Tavu Yara è sicuramente uno di quei giocatori figiani che può creare un sacco di cose, ma secondo me, prima che faccia questa cosa, Darcy Graham passa intorno due volte. Quindi,
Mamma mia, dietro domani, a parte gli scherzi, il triangolo allargato è dura. Sono abilità diverse, per un conto è essere bravi nello stretto tra due giocatori, un conto è riuscire a ordinare uno sprint quanto anche te. Ma infatti secondo me, adesso non mi metto nelle posizioni di Marco Guardarani, però se davanti io ho un giocatore come Darcy Graham, se devo rimettere un giocatore, non dico simile, però comunque possa contrastarlo, quindi rapido, veloce. E quindi tavoliare. E quindi mi immaginavo di più un Watson, magari, più con tavoliare. Tavoliare è più stagno. Si potrebbe creare il mismatch. Anche se si potrebbe creare il mismatch anche a favore di Tavuliara, se fosse il Tavuliara, in alcune situazioni, se fosse il Tavuliara che ci ricordiamo di 3 anni fa. Però ormai l'abbiamo detto troppe volte. No. Se fosse, non è. Quindi sono 2 anni che non vediamo, un anno e mezzo che vediamo quel Tavuliara che corre e fa cose assurde. Quindi per questo dico che secondo me vediamo come va. Però magari domani ce la vedi che fa le magie. Sì, poi alla fine veramente basta un intervento. Sì, no, va bene. Non voglio incitare la violenza, però. No, sta buono. No, incitiamo la violenza. Nel senso, alla fine lui può anche avere la. Copero. La mission di replicare quello che Ioane fece all'Olimpico quella volta. Fate i bravi. Mamma mia, che botta che gli aveva. Che volta, ti ricordi il placaggio di cui parla? Sì, lo mio Ioane su Darcy Graham. Mamma mia, ricordi. Mamma mia, perché ha visto tutti i 151 Pokémon in un anno? 151 Pokémon. Basta. Centri. Allora, e poi facciamo l'estremo. Centri. Il tuo concittadino Marco Zanon. Sì. E si troverà davanti James Lang. Zanon. James Lang. Vai, Bassano. Zanon, perché secondo me è più prepotente. Non dire più potente nella corsa, non so perché. Però è più. Bello. Non so come dirlo, però è più. Prepotente. Dirompente nella corsa. È più una persona che riesce anche a tombare eventualmente il difensore. E secondo me ce l'ha tutte per metterlo sotto. Lang è un gran giocatore. Adesso non voglio svinarlo troppo a Zanon. Però secondo me, nell'uno contro uno, Zanon ha qualcosa in più. Quanto pesa Zanon? Meno di me. Meno di me. Non pesano uguali, 96, sono uguali. Meno di me. Sono sostanzialmente giocatori simili. Ecco. Non è che c'è un grande mismatch fisico tra i due, diciamo. Secondo me, forse Zanon pecca un po' più di Lang nella capacità in attacco. Per cui, se devo pensare quanto possono incidere entrambi, forse Zanon incide di più in difesa e Lang più in attacco. Comunque, quindi anche tu scegli Zanon? No, io scelgo Lang. Okay. Allora devo fare io il desempate, dicono qua in Spagna. Mi spiace per Bassano, ma prendo Lang. Vediamo domani. Domani avrete perso. Domani, prima azione, tombata di Zanon su Lang. Vi dico, ciao. E allora. Menoncello Mark Bennett. Bella questa. Questa è una bella sfida. Allora, Mark Bennett, uno dei ball carrier principali, in realtà, del torneo, non soltanto della Scozia, ma del torneo, per cui sottovalutatissimo lavoro suo, secondo me. Menoncello, però, d'altro canto, identico. Cioè, nel senso, un altro grande ball carrier, un altro ottimo centro, però ho notato che questa è la prima volta che Menoncello gioca titolare a 13. Quindi sono curioso di vedere come gioca da secondo centro contro una squadra forte, diciamo, però tutto sommato abbordabile, per cui dovremmo anche attaccare un po', non solo difendere, non è Leinster, diciamo. Quindi scegli. Menoncello anch'io, diamo fiducia a Tommasino, dai. Io spero che ritroviamo il Menoncello anche dell'anno scorso. Settimana scorsa è l'unico che non mi ha impressionato troppo, però viene anche dall'appendicite. Magari anche bisogno di ritmo, di minuti, cioè. Poi c'è 19 anni, non è che proprio ogni volta deve fare 2 metri, quindi. Però domani non ce ne sarebbe male adesso. Sì. Dai, 20. Mirochino. 20, dai, vabbè. Io, cioè adesso che stai per dire l'estremo, secondo me questa è una sfida tra due persone anche. Sì, fammi nominare. Sì, scusami. Vai. Allora, estremo interessante. È molto interessante. Sì, interessante. Però, vabbè. Padovani Boffelli. Allora. Secondo me è anche più forte Boffelli come giocatore, cioè più incisivo in generale, insomma il suo CV parla per sé, ecco, se vogliamo dirla in maniera lavorativa. Però è una sfida tra due giocatori che per certi versi si assomigliano un po', no? Hanno la gran pedata da distante, però hanno anche la capacità di inserirsi, vedono benissimo lo spazio, 50-22 sanno farle, due ottimi kicker anche da piazzato.
Potrebbe essere un bel kicking game. È bella la sfida. Esatto. Bella la sfida. Volevo proprio dire quello. È una bella sfida di bombarde. Sì, che mi preoccupa un po' quando la palla arriverà dalle parti da Muiara. A proposito di questa. Perché non è che ci sono solo Paduani e Buffelli. Esatto. Secondo me potrebbe proprio essere, dipenderà tanto da qual è il target dei palloni alti sulla back three. E secondo me nel nostro caso le tirano tutte sulla tuba, poverina. Nel caso di Edimburgo possono scegliere tra Darcy Graham, tra Buffelli e Van der Merwe. Sì, wow! No, e poi le coperture dell'apertura. Quindi giocheremo di up and under. Vabbè, comunque chi sceglie insomma, tra Buffelli e Paduani? Buffelli. Mi spiace per Edo perché gli voglio bene. Stessa cosa, cioè sono giocatori nella vita che ti porta. Secondo me sono molto, veramente molto simili. C'è un paio argentina, come li vedo lì a giocarsela, Buffelli, perché ha fatto un bel championship. Comunque fatemi dire che il fatto che siamo qui a dire che Paduani è un giocatore simile all'Emiliano Buffelli che abbiamo visto con l'Argentina è un gran complimento per Paduani, nel senso che vuol dire che veramente ormai è proprio evidente la crescita di Paduani. Anche io qua, se devo scegliere, scelgo Buffelli. Però magari tra due anni no. Ma anche domani non è detto, perché poi Paduani viene da un periodo col Benetton, mentre Buffelli viene dall'Argentina. Bisogna vedere se riuscirà a inserirsi bene nella dinamica di gioco. Se mi chiedi il valore tu cur tra Paduani e Buffelli, scelgo adesso come oggi Buffelli. Però non è detto che domani giochi meglio Buffelli. Vediamo. Vabbè, ragazzi, facciamo il conto e poi diamo due punti per la panchina in totale. 7 a 6 per il mondo. 7 a 6 per Edimburgo. Allora, 8-8 e 4-4 la mischia. Era 4-4 la mischia. Qui abbiamo, qui vince Treviso, quindi 5-4, 5-5. Abbiamo scelto Pirgos. A cui Pirgos, quindi scusa, 5-4 Edimburgo, 5-5 appunto. 6-5 Edimburgo, qui Zanon Lang che aveva vinto Lang. Quindi 7-5, 7-6. 8-6, no, 9-6. Ci sono due punti aggiuntivi per la panchina. Due o tre? Quanti ne andiamo aggiuntivi? Due. Vabbè, comunque mi sa che la vincita. Vabbè, vediamo. Edimburgo ha McBurney, Vent. Allora, facciamo una cosa. Uno per gli avanti e uno per i tre quadri. Allora, avanti, McBurney, Vent, De Bruyne, Hodgson e Mancaster. Treviso, Arroyo, Zani, Pasquali, Piantella, Iseco. Mamma mia che panchina in Treviso, proprio sperimentale. Stra-sperimentale. Però ha detto che anche quella di Edimburgo... Allora, io andrei per associazione. Buon Venter, Cristiano Pasquali, giocatori molto simili. Un punto di là, eh? Sì, sto dicendo, quelli li escludo. Perché sono simili, simile valore, simile impatto. Lo do a Edimburgo più che altro perché non ha giocatori troppo inesperti. Che Treviso è un... Arroyo debuttante. È tutto da scoprire, magari ci sorprendono domani. No, certo, poi ti butto la due numeri. Di tutti i giocatori di Treviso Under 23 dell'anno scorso, Piantella è quello che ha placcato meglio in tutte le partite sommate che è stato chiamato. E anche gli Zegro sono molto curioso di vederlo. Sono scarsi, sì. Semplicemente sono meno esperti. Pasquali settimana scorsa mi è piaciuta, sì. Mi è piaciuto. Tu chi lo dai? A Treviso? Sei coraggioso. Perché secondo me è lo che c'è. Allora, mi metto nella testa di un Piantella, di un Iseco, di un Arroyo. Sono appena arrivato, gioco in panchina contro Edimburgo, appena entro devo fare e basta. C'è la mia occasione dopo quattro partite che sono a guardare dalla panchina, dalla tribuna, per entrare e dimostrare perché ho questa maglia addosso. Sì. Però mettiamo che sei a meno 5 e hai 10 minuti per fare una meta e trasformarla. E ti trovi con Arroyo, Izekor, Piantella a cercare di ottenere questo risultato contro una squadra molto più esperta. Passo la palla a Izekor. Ci sta. Aspetta, corre più di me. Sì. Ma anche Pasquali corre più di me. Quindi, ma anche Zani. La passo a uno di loro. Okay. Bene, tre quarti. Io vedo proprio che sei il tifoso. Sì, che vuole dire vabbè, dai, la do a Edimburgo semplicemente, però sono d'accordo con quello che ha detto Marco. La do a Edimburgo semplicemente perché oggi come oggi questi ragazzi qua devono ancora dimostrare qualcosa. Speriamo che domani sia il primo giorno in cui lo dimostrino.
La do Edimburgo, dai. Tre quarti. Ecco, tre quarti, albanese, Drago, Demui Passarella domani. È notevole. E dall'altra parte, Schill, Savala e Christine. Allora, se non erro, fammi vedere Christine. Christine è quello dell'Under 20 della Scozia. È già entrato un paio di volte. Ha 28 anni. No, allora mi sbaglio. Perché stavo per dire, se non erro, Passarella l'ha già ramazzato, ma non è lui allora. A me piacciono questi tre quarti di Treviso, cioè sono tre giocatori forti che hanno già dimostrato di essere incisivi. Forse Albanese e Passarella non hanno dimostrato particolarmente di esserlo ancora a livello di URC, ma non vuol dire che non lo siano, è la loro chance. Cioè, sì, tra l'altro per me domani, se tutto va bene, a un certo momento esce Zanon e vediamo una coppia di centri, Drago o Menoncello, che potrebbe essere molto interessante. Sì, sì. Io ho Treviso, sai. Vabbè, allora eravamo 9 a 6, qui uno a Edimburgo e uno a Treviso, 10 a 7. È un po' quello che ci si immagina a partire di domani. Sì, vediamo cosa succede. 10 a 7, poi c'è il punto di chi gioca in casa, di solito, diciamo, se proprio devi spostare un equilibrio. Cosa dici? Pronostico tuo di domani? Io, allora, chiaramente vorrei che giocassero bene, vincessero, ma la vedo tanto dura, quindi io dico che finisce 45 a 25 per loro. Quindi, Edimburgo di 20, tanto, eh? Sì. Tu? 30 a 18. Perché? 30 a 18. Dai, Treviso di... No, ho già capito. Edimburgo di 13. Veramente il tipo Treviso, però ha fatto le case, Edimburgo che deve trovarsi in classifica, vince poi la prima di Val d'Isère. Esatto. Vince Edimburgo 30-18. Io dico pareggio, domani pareggio. Ecco perché sei ultimo al Fantarelli. Ascoltate, non facciamo il testa a testa, però fatemi anche un pronostico se volete dire due parole su Scarlet Zebre. Quella è una bella partita, Allora, sì, è una bella partita. Il fatto è che le Zebre mancano i centri, manca Cronie, manca Lukin, e qui giocano, mi sembra, con Smith e Boni. Sì. E qui là forse sarà un soprattutto po' è una formazione in generale un po' sperimentale, giocano anche con la nuova apertura che hanno comprato. Quello secondo me è curioso, perché secondo me è uno di quelli che farà tanto bene. Però Eden era importante adesso. Era prima Eden, esatto. Sì, però secondo me sono giocatori molto, molto diversi, perché ho visto un paio di video e Eden è molto british, cioè molto ordinato nel gioco, a volte fa un po' di flair con i cancetti, cose varie. E invece Percitelli è molto alla Alborno come giocatore, quindi è al buco, cioè che la situazione eccetera, quindi non so, difficile per le Zebre chiaramente, però forse è quella più abbordabile, è la più abbordabile che hanno fino adesso. Questa è la prima partita abbordabile. Sì. Beh, io mi dico una cosa, che ho sentito dire questa cosa da tanti, anche nei forum eccetera, le Zebre si giocano a 10 domani, Non è che sia proprio semplicissimo. No, chiaro, no? Però sarei curioso della quota contro Leinster, Sharks. Sì, no, era tipo a 18. È la prima partita, quando dico abbordabile, chiaramente partono sotto. Ma le Zebre, purtroppo, al momento partono sempre sotto. Però forse anche un fattore quasi a loro favore. Perché... Io domani voglio vedere titolare, c'è titolare Luca Rizzoli. È una cosa che mi gasa tantissimo. Questo è tantissima roba, a me gli piace un sacco. Sì. Ritorna Manfredi. Al tallonatore si gioca a Clanethly o a Parma? No, si gioca in Galles. Io dico consideriamo il fatto che gli Scarlet arrivano da un derby perso contro Cardiff. Scarlet sono ultimi in classifica, esatto. Sì. Quindi non sono nel massimo della stagione contro Treviso, pur da ultimi in classifica, un po' paura. Cioè, non mi sa, volevo chiudere il video, dai, un po' nostico. Sono qua apposta per parlare, c'è la prima volta che sono emozionato, ha rotto la serie, ha rotto la serie. Guarda la faccia di Matteo. Ho finito le parole. Allora, Zebre di tre. Dai, fate sto pronostico, Zebre di tre. La sparo. Scarlet 50. No, pareggio fino al 76. Quando lo dico io, pareggio... Ah, ok. Pareggio fino al 76esimo, metà di gioia tutto all'anno. E poi se la trasforma da solo. Io credo in gioco a domani. Man of the match, Pani, pareggio. Due pareggi, ragazzi.
Vi ringrazio. Ho tentato la serie di Matteo. No, no, no. Fischio finale. Un bacio, attivate la campanella. Per forza. E ci vediamo domani, ragazzi. Poi non dite che non vi voglio bene. Domani mi perdo il derby Toro-Juve per fare la live assieme a voi. Beh, insomma, più di così. Dai. Ciao, buonanotte. Un bacio.